Buongiorno a tutti, direi che possiamo iniziare. Prima di iniziare volevo salutare gli ospiti speciali di oggi, che sono gli studenti della scuola primaria e secondaria e i loro insegnanti. Grazie di essere qui, so che dopo ci sarà un intervento da parte vostra. Ringrazio anche un secondo ospite che spero che diventerà poi familiare con questo luogo, che è la dottoressa Assunta Torre, che è il nostro segretario comunale. Lascio la parola al segretario quindi per l'appello. Anche noi, anche qui facciamo come a scuola, facciamo l'appello prima di iniziare. Buongiorno a tutti e grazie Sindaco. Procedo all'appello. Meroni Claudio, Coruccello Letizia, Longoni Laura, Molteni Enrico, Viganò Alessandro, Sidoti Giuseppe, Boscolo Ivano, Bernia Giovanni, Paganoni Arealdo, Petrini Barbara, Cusini Maurizio, Cappelletti Monica, Salamoni Daniele. Sono due assenti. E chi c'è? Chi è l'assessore esterno? Ma non è qui, non l'ho nominato. Presente. E Paganoni? Paganoni Edoardo. Ah, sì. 11 presenti e 2 assenti. Paganoni Edoardo Perfetto, presente. Ho benissimo. segnato la sua presenza. Ok, iniziamo con le comunicazioni, lettura e approvazione verbale seduta precedente, poi faremo una richiesta al terzo punto di inversione dell'ordine del giorno. Allora, per quello che riguarda le comunicazioni, vorrei innanzitutto ringraziare gli assessori, i consiglieri e tutti i volontari che hanno organizzato sia la giornata del dono che si è svolta di fatto 2 sabati fa, che la giornata, la festa della terza età. Riguardo alla prima, credo che siamo un paese fortunato, abbiamo tante realtà, tante persone che si impegnano per il bene del nostro paese e credo che sia stata una bella occasione per stare insieme, conoscerci e anche appunto dire quante cose belle i volontari, tutti i volontari di queste splendide realtà riescono a fare per il nostro paese. Secondo evento invece riguarda oramai siamo arrivati a oltre la 40ª giornata, evento della cena, al pranzo per la terza età. Credo che anche quest'anno sia riuscita bene, le persone si siano trovate bene, quindi grazie a Laura e grazie a tutti i volontari che hanno lavorato per la riuscita di questa bellissima festa. La comunicazione riguarda la nomina dei consiglieri delegati. Lo statuto comunale prevede la possibilità per il sindaco di delegare, nominare oltre agli assessori, anche dei consiglieri. Consigliere cui vengono dati dei compiti particolari. Sono le cose da fare, sappiamo che sono tantissimo, più persone ci sono che danno una mano, meglio è, meglio riusciamo a fare le cose bene e a far tanto per il nostro paese. Quindi ringrazio Ivano Boscolo, che è stato nominato consigliere delegato per l'ambiente ed ecologia, Coluccello Letizia per i servizi alla persona, Arialdo Paganoni all'associazionismo e volontariato, Sidotti Giuseppe legalità, sicurezza e trasparenza e Vigano Alessandro promozione dello sport. Vi ringrazio veramente perché oltre all'impegno dei consiglieri comunali hanno dato la disponibilità per anche supportare gli assessori in questo compito gravoso. Sono state anche nominate le commissioni comunali, quindi sono arrivati i nominativi da parte dei due capigruppo. Non sto a leggere tutti i nomi, però vorrei veramente ringraziare tutti questi commissari che hanno dato la disponibilità anche qui per lavorare
nelle varie commissioni, quindi a loro va il mio più forte ringraziamento e augurio di un buon lavoro, un lavoro che sia proficuo per la nostra comunità. Il prossimo punto riguarda, scusate, nei prossimi giorni verranno fatte le prime convocazioni, le prime verranno fatte da parte del sottoscritto e poi verrà nominato il presidente di ogni commissione che in autonomia gestirà la commissione. Quindi a seconda adesso sentirò i vari assessori e nei prossimi giorni partirò con le convocazioni, le prime convocazioni. Il prossimo punto riguarda Cucciago Plastic Free. Cedo la parola per questo punto all'assessore Molteni. Sì, buongiorno a tutti, solo una piccola nota per presentare il progetto che poi rivediamo anche nel piano di titolo studio. Settimana scorsa abbiamo avuto il piacere di distribuire a tutti i ragazzi della primaria e della secondaria le borracce realizzate in queste settimane. È un progetto che vorremmo portare avanti con le scuole che contiamo venga poi sviluppato dalle commissioni che sono appena state nominate, in particolare la commissione istruzione e la commissione istruzione e la commissione ambiente ed ecologia. Il progetto prevede in questa fase la distribuzione delle borracce. Oggi vedete sui tavoli del consiglio bicchieri di vetro e brocche d'acqua con la nostra acqua. Nelle prossime settimane doteremo le scuole di contenitori per la raccolta differenziata, diciamo ben individuabili, e inizieremo a far utilizzare in tutti gli edifici pubblici bicchieri e posate fatti in materiale compostabile. Poi appunto il progetto verrà sviluppato dalle commissioni. Poi volevamo fare tre inviti. Per il primo lascio la parola all'Edoardo. Buongiorno a tutti. Siamo lieti di invitarvi alla mostra dedicata a Paolo Borghi, dalla pittura di paesaggio all'astrazione, a cura di Intesa Culturale. Questa mostra verrà inaugurata sabato 9 novembre alle ore 18, quindi siete tutti invitati, e avrà luogo dal 9 novembre al 1 di dicembre. Bene, grazie. E l'ultimo punto, l'ultima... Su questa cosa, i ragazzi delle medie della secondaria, preparatevi perché poi verrete invitati a visitare la mostra. Un altro invito rivolto a tutti i consiglieri presenti: per il 10 novembre ci sarà la commemorazione dell'anniversario della Grande Guerra, del 4 novembre. Ci troviamo alle 11:30 al Monumento dei Caduti, il corteo partirà alle 11:15 dalla chiesa parrocchiale, e poi il 17 novembre invece faremo la quarta edizione della Giornata del Cuore, dedicata alla prevenzione cardiovascolare. Quest'anno sarà un po' diversa, faremo la prima parte la mattinata con una camminata per i boschi di Cucciago, il pomeriggio invece faremo attività in cortile Castello. Poi nei prossimi giorni divulgheremo il programma. Il prossimo punto riguarda lettura e approvazione verbale seduta precedente. Siamo riusciti a sistemare quei problemi che c'erano stati, ci scusiamo ancora nell'elenco dei nominativi, quindi sono di fatto i verbali delle due sedute consigliari precedenti. Se non ci sono osservazioni le porrei in votazione, quindi chi vota a favore all'unanimità. Qui non c'è necessità dell'immediata esecutività. Perfetto, adesso vorrei fare una proposta rispetto all'ordine del giorno che vedrebbe come punti in discussione la mozione e le interrogazioni. Se possiamo spostare, vista la presenza dei ragazzi, siamo tutti d'accordo di anticipare la discussione del piano di diritto allo studio. Quindi se va bene per tutto, pongo in votazione la modifica dell'ordine del giorno per anticipare la discussione del piano di diritto allo studio, favorevole all'unanimità. Grazie, e quindi cedo la parola all'assessore Molteni. Sì, allora come prima cosa intanto voglio ringraziare anch'io la maestra Miriam Mascetti, rappresentante della scuola dell'infanzia, Daria Cappelletti, i ragazzi della nostra quinta primaria, e Chiara Paganelli, la professoressa Paganelli, con i ragazzi della nostra scuola secondaria, perché hanno accettato l'invito di partecipare al consiglio, poi ci presenteranno i progetti dei loro plessi. Dico due parole per inquadrare un po' cos'è il piano di diritto allo studio. Il piano di diritto allo studio
è il documento fondamentale per la progettazione e l'attivazione dei servizi necessari connessi all'attività didattica, per l'erogazione e la distribuzione delle risorse da destinare alle scuole del territorio, nonché per la costruzione di obiettivi e di attività condivise tra amministrazione e istituzione scolastica. Cioè, sono tutti quegli strumenti che servono per facilitare l'accesso all'istruzione da parte dei nostri ragazzi e che vedono come base, come principio fondamentale, la collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'istituto scolastico, chiaramente nel rispetto delle specifiche competenze e autonomie. L'obiettivo è quello di migliorare e offrire sempre maggiori opportunità ai nostri ragazzi. Le finalità che ci siamo dati con questo piano di titolo studio e che ci portiamo dietro da diversi anni ormai sono innanzitutto quello di garantire il libero accesso ai nostri alunni all'offerta formativa, per cui dare la possibilità a tutti di accedere all'istruzione scolastica, garantire il sostegno e l'implementazione della qualità dell'istruzione per i cittadini in età scolare, rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e anche fisico di altra natura che possono impedire l'attuazione stessa del diritto all'istruzione e avere cura anche delle strutture in cui risiedono le nostre scuole. Negli ultimi anni abbiamo fatto tanti investimenti sulle nostre scuole, continuiamo a farne, quest'anno ne vedremo ancora qualcuno. L'obiettivo è quello di avere strutture adeguate, sicurezza strutturale e anche decoro dei luoghi scolastici. Al di là di questa introduzione, volevo prima di passare la parola ai nostri ragazzi fare un breve diciamo, volo sopra le nostre scuole per inquadrare un po' la situazione in cui siamo. Allora, innanzitutto noi siamo all'interno di un istituto comprensivo che comprende Grandate e Casnate. Dei tre paesi siamo l'unico con tutti e tre gli ordini di scuola obbligatoria, per cui infanzia, primaria e secondaria. I numeri quest'anno sono diciamo in aumento rispetto all'anno scorso. Sull'infanzia siamo sempre al massimo della capienza, per cui abbiamo 100 iscritti. Sulla primaria siamo passati da 163 a 177, sulla secondaria da 76 a 78. Diciamo che la novità importante di quest'anno scolastico è che sulla secondaria torniamo ad avere due classi sulla prima secondaria. I numeri sono importanti perché incidono in maniera pesante appunto sulla composizione delle classi. Abbiamo messo questa indicazione, questa slide, che per noi è importante, su cui stiamo ragionando ormai da diversi anni, perché da qui si vede come a Cucciago abbiamo un paese dove ci sono sempre un numero minore di bambini. Negli ultimi si vede molto bene il passaggio tra le linee verdi chiare e le linee gialle, dove si passa da una media di 30-40 bambini per anno. Oggi ci siamo attestati a una media tra i 20 e i 30 nati. Questo è importante perché ci guida un po' su tante scelte, perché chiaramente è una cosa che poi va gestita nel corso degli anni, scelte sia sugli edifici scolastici, sull'offerta formativa, sul numero di classi che abbiamo. Al di là del discorso demografico, poi volevo fare un attimo resoconto sui servizi principali che offriamo all'interno del piano di titolo studio, che sono il servizio di refezione scolastica, dove si vede un dato importante perché incide poi sulla fruibilità anche del servizio, nel senso che la primaria negli ultimi anni si sta spostando sempre di più sulla settimana corta. Questo sta comportando un incremento degli utenti della mensa. Negli ultimi due anni siamo passati da 113 a 135 utenti per la primaria e questo ha portato l'amministrazione a fare una scelta ben precisa per garantire alla scuola primaria la possibilità, agli insegnanti della scuola primaria la possibilità di mantenere più ore di compresenza in classe. Quest'anno abbiamo scelto di affiancare nei giorni di maggior utenza per la nostra mensa, che sono il lunedì, il mercoledì e venerdì, due educatori che accompagnano i bambini in classe. Questo permette di impegnare meno insegnanti che hanno più ore per fare lezioni in classe. Questa cosa comporta per l'amministrazione, per cui per tutta per tutti noi, una spesa, un costo annuo di 6.000 euro. Trasporto scolastico, bene o male, viaggia sui numeri degli anni precedenti, per cui siamo, a parte l'infanzia che sta avendo un numero sempre minore di utenti, primaria e secondaria si mantengono stabili.
importante è il servizio che offriamo poi alle scuole, al di là del servizio di trasporto. L'anno scorso il pulmino è stato utilizzato per 30 uscite sul territorio, per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Sono uscite chiaramente gratuite per le nostre scuole, permettono anche alle famiglie di risparmiare qualcosina sul trasporto in occasione delle gite. Descrivo poi brevemente i progetti che abbiamo all'interno del piano di tutto lo studio, poi se volete approfondire qualcosa lo facciamo in sede di discussione. Quest'anno festeggiamo i 10 anni di attività del Piedibus, che appunto sono i 10 anni di attività sul territorio, grazie ai volontari, grazie ai ragazzi che lo utilizzano. Quest'anno abbiamo circa tra i 35 e i 40 utenti che utilizzano il Piedibus e 12 volontari che seguono i ragazzi nel percorso. Abbiamo riconfermato, grazie al lavoro dell'assessore Longoni e delle ACLI con cui facciamo in collaborazione questo progetto, il progetto Youth Bank, che propone poi ai ragazzi una serie di attività in orario post-scolastico, una serie di laboratori teatrale e quant'altro. Descrivo poi proprio i servizi velocemente. Servizio di accoglienza anticipata, continuiamo a fare accoglienza anticipata sia sulla materna, sia sulla scuola d'infanzia che sulla primaria. Attività integrative sulla primaria il martedì e il giovedì, per garantire ai ragazzi che non fanno rientro la possibilità di rimanere a scuola. Facilitazione e mediazione linguistica. Intervento educativo preadolescenti, assistenza educativa scolastica, assistenza domiciliare minori disabili, sono tutti interventi che vengono gestiti dall'ufficio istruzione insieme all'ufficio servizi sociali. Sono interventi importanti perché negli ultimi anni stiamo vedendo un aumento delle assistenze in questi ambiti. Cioè, sempre più studenti necessitano di assistenza sia in ambito scolastico che domiciliare. Continua il progetto della borsa di studio con Rubelli. Quest'anno siamo al quarto anno di assegnazione, il bando si chiude, per la presentazione si chiude oggi, quindi sono 5.000 euro che destiniamo agli studenti della scuola secondaria e di primo e di secondo grado. E poi ci sono tutta una serie di progetti che come amministrazione abbiamo proposto alle scuole e le scuole hanno accolto. Quest'anno con Cucciago Cardioprotetta ci rivolgiamo alla scuola secondaria di primo grado. Lo scorso anno abbiamo lavorato con la primaria, quest'anno con la secondaria, dove gli appuntamenti saranno fondamentalmente due. Uno, nella primavera dell'anno prossimo, 2020, porteremo i ragazzi della nostra scuola a visitare la centrale Areu, per cui la centrale di Villa Guardia, dove c'è appunto gli infermieri del 118 ci guidano a visitare la centrale, spiegano ai ragazzi come funziona la catena del soccorso e hanno la possibilità di vedere cosa c'è dietro a una telefonata di emergenza fatta al 118. Sempre nella primavera dell'anno prossimo, per gli alunni della scuola secondaria, la seconda e la terza saranno coinvolti, perché la prima ha già fatto questo progetto l'anno scorso in quinta primaria. Faremo invece una giornata di formazione, una mattinata di formazione con loro, dove faremo dei corsi di pronto intervento. Ci sono dei volontari, medici e infermieri, che spiegano fondamentalmente le prime manovre di soccorso, come si fa una telefonata al 118, gli interventi più importanti. Altro progetto è quello di cui parlavamo prima, Scuola Plastic Free, che di fatto è già iniziato settimana scorsa. Appunto col lavoro delle commissioni puntiamo a farlo proseguire nelle scuole. Un altro progetto importante su cui contiamo molto è la partenza di una cosiddetta scuola genitori, che parte da un incontro fatto l'anno scorso, quest'anno a maggio, con Daniele Novara, che è il direttore del centro psicopedagogico di Piacenza, da cui è nata tutta una serie di attività che stanno arrivando alla definizione in questi giorni. Settimana prossima, insieme ad alcuni insegnanti, andremo a Milano ad incontrare i responsabili del centro psicopedagogico, scuola insieme ad alcuni genitori del gruppo genitori. Come sapete, negli ultimi mesi a Cucciago si è formato un gruppo di genitori che sta facendo tutta una serie di iniziative sulle scuole e anche al di fuori delle scuole, per cui andiamo ad incontrare il responsabile per capire come far partire la scuola genitori a Cucciago. Scuola genitori
è un modo per dare formazione ai genitori, dare gli strumenti per affrontare le varie problematiche legate, problematiche, opportunità legate alla, alla crescita dei, dei propri ragazzi. Rendere decorosi i nostri edifici, nel mese, il mese prossimo l'ha garantito l'assessore Bernia, giusto? Partiamo con il rifacimento del, del giardino dell'infanzia, anche qua è stato un percorso condiviso tra l'architetto che si è occupato della progettazione, le insegnanti, i, i bambini della nostra scuola e la dirigente scolastica che ha portato alla definizione di questo progetto che prevede un investimento di quasi 40.000 euro con il rifacimento di tutto il giardino. All'inizio dell'anno prossimo poi ci sarà una serie di iniziative legate ai 40 anni dell'apertura della nuova sede della scuola dell'infanzia e ai 115 anni dell'apertura della scuola dell'infanzia Cucciago. Anche qua c'è, c'è un lavoro condiviso con la scuola dell'infanzia, si, ci saranno dei momenti di festa sia all'asilo sia qui in Sera Consigliare che era la vecchia sede della, della nostra scuola dell'infanzia. Continuerà l'English Camp ad agosto dell'anno prossimo, quest'anno è stato ci sono stati tante adesioni, abbiamo avuto 65 ragazzini che hanno frequentato le due settimane di camp che abbiamo fatto alla scuola secondaria. Questo è un po' un quadro dei progetti che presentiamo col piano di diritto allo studio, sono riassunti a livello economico da questa tabella che conta alla fine un totale di investimenti sulla scuola di circa 460.000 euro a fronte di entrate derivanti soprattutto da, dalla mensa, mensa, trasporto scolastico e servizi a domanda individuale di 250.000 euro circa. Ho finito di annoiarvi, chiedo l'intervento di, della maestra Daria che magari ci dice due parole di introduzione. Quello che vedremo con i nostri ragazzi sono questi tre capitoli, questi tre fondi, il fondo per l'area educativa, ci cioè sono i progetti condivisi tra la scuola e l'amministrazione comunale, proposti dalla scuola all'amministrazione comunale che verranno svolti poi nei singoli plessi. Grazie. Buongiorno a tutti, siamo contenti di essere qua e quest'anno io in modo particolare contenta che ci siano insieme a me i ragazzi della scuola secondaria e alcuni rappresentanti dei bambini di classe quinta. Voi sapete che da anni l'amministrazione comunale e le scuole del territorio hanno sempre collaborato in maniera anche molto stretta su una serie di, attività legate certamente, come diceva l'assessore Molteni, all'erogazione di fondi per permettere diritto allo studio e approfondimenti di attività, ma anche una serie di attività correlate con quello che è la vita del territorio. Quindi io non vi dico più di tanto, i progetti legati alla scuola dell'infanzia, magari poi maestra Miriam può meglio di me esplicitare alcune cose che riguardano questo settore scolastico, passerei volentieri la parola ai ragazzi perché presentino loro le iniziative messe in campo quest'anno per rendere conto anche a voi come vengono utilizzati i soldi che ci erogate. Grazie. Gentile signor Sindaco e signori della Giunta Comunale, noi ragazzi di Quinta abbiamo accolto il vostro invito per venirvi a spiegare i nostri progetti che potremo svolgere grazie ai fondi per il diritto allo studio. Alcuni progetti dureranno tutto l'anno scolastico, altri solo alcuni periodi, ma coinvolgeranno tutti i bambini della scuola primaria. Anche quest'anno ci sarà il progetto psicopedagogico che ci aiuterà a conoscere le nostre emozioni senza averne paura, imparare sempre meglio a relazionarci con tutti sapendo che siamo tanti e tutti differenti. E per noi di Quinta, capire i cambiamenti legati alla crescita, svolgeremo il progetto sportivo che ci aiuterà a migliorarci nell'attività fisica, a stare in gruppo, a rispettare le regole con attività di basket, tiro con l'arco e karate. Le classi quarte e quinte svolgeranno attività con esperti di madrelingua per sviluppare una conoscenza linguistica più approfondita dell'inglese. Tutti seguiremo il progetto di plesso che ci vedrà diventare cantanti e attori in un musical sui racconti di Gianni Rodari, visto che quest'anno si ricorda il centenario della sua nascita.
Inoltre svolgeremo attività in collaborazione con l'amministrazione comunale come attività legate all'educazione ambientale, la visita per le classi quarte all'impianto di depurazione delle acque. Attività collegate all'educazione alimentare con la cooperativa Sodexo, attività di lettura in biblioteca, educazione stradale per le classi terze con la polizia locale, partecipazione alla commemorazione del 4 novembre per ricordare Carlo Giuseppe Molteni, morto nella Prima Guerra Mondiale, a cui è intitolata la nostra scuola, e tante altre persone, senza però dimenticarci mai dell'importanza della pace e alla consegna delle Costituzioni italiane, perché anche noi bambini siamo dei cittadini con doveri e diritti. Grazie. Progetto Madrelingua Inglese. Tale progetto riguarda tutte le classi dell'istituto e prevede l'intervento di un docente madrelingua inglese durante le ore curricolari di inglese. L'obiettivo è quello di potenziare le competenze linguistiche di noi studenti, in particolare nella comunicazione orale e nella comprensione. Progetto di manifestazione del plesso e feste. Questo progetto è pensato per coinvolgere le classi del plesso e anche le famiglie in un momento di festa ed aggregazione comune. Le occasioni saranno le seguenti: la giornata di accoglienza degli alunni delle classi prime, con la consegna della maglietta della scuola e una merenda in compagnia. La festa di Natale con tombola e di solidarietà organizzata insieme ai genitori all'interno dell'edificio scolastico o nella mensa comunale. La festa di primavera, una giornata di divertimento nei boschi che si concluderà presso l'oratorio di Cucciago. Laboratorio di scrittura creativa. Gli operatori saranno Antonio Ferrara, autore e illustratore, e Marianna Cappelle, lettrice ad alta voce e fotografa. La durata sarà di 2 ore. Gli scopi sono 2. Proporre la scrittura come pratica privilegiata per nominare e condividere le proprie emozioni, per fare educazione sentimentale e far comprendere che la scrittura è anche esercizio e allenamento. La durata è di 10 ore in orario curricolare con un esperto esterno. Lo scopo è di educare gli alunni al pensiero computazionale, cioè la capacità di risolvere problemi applicando la logica attraverso il coding. Verranno proposti giochi interattivi, animazioni e musiche con Scratch, cioè il linguaggio di programmazione per il coding. In questo modo si potrà capire come funziona e come si usa un linguaggio di programmazione. Progetto psicopedagogico, servizio di sportello per alunni e genitori. Il primo intervento è quello di educazione affettiva e relazionale sessuale in relazione alle classi. Il secondo è l'attività di orientamento per la classe terza alla scelta della scuola superiore ed integrazione del lavoro dei docenti. Ci saranno 2 interventi in classe e alla fine una scheda di sintesi per ciascun ragazzo, da condividere anche in famiglia. L'educazione alla legalità invece prevede la partecipazione allo spettacolo teatrale Omertà Capaci 1992 presso il teatro di Fino Bornasco. L'incontro e ascolto della testimonianza del generale Pellegrini, comandante dell'arma dei carabinieri, nella sezione antimafia e autore del libro Noi gli uomini di Falcone. Poi ci sarà la visita al memoriale della memoria Binario 21 a Milano e l'incontro con la polizia postale. Manifestazioni di plesso e feste. Scuola aperta. Una mattinata di maggio saremo noi alunni gli insegnanti che sottoporranno ad una serie di attività laboratoriali i genitori e gli adulti.
festa di fine anno, uno spettacolo nel quale noi alunni ci esibiremo cantando, ballando e dando forma alle nostre migliori capacità espressive di intrattenimento, per concludere in allegria l'anno scolastico e salutare i compagni di terza media. Richiediamo a voi dell'amministrazione comunale l'eventuale uso della mensa per la festa di fine anno e di Natale. Grazie. Progetto di lingua spagnola. Si tratta di un corso facoltativo extracurricolare per lo studio della lingua spagnola. Verrà articolato formando due gruppi, uno con gli alunni di seconda A e terza A, alunni che come me già l'anno scorso lo hanno frequentato, e un altro gruppo con gli alunni delle classi prime, con eventuali nuovi aggiunti. Sarà interessante aggiungere una nuova lingua al nostro bagaglio di conoscenze. Progetto di solidarietà. Il progetto coinvolge l'intera scuola e vuole sensibilizzare noi studenti e le nostre famiglie al valore del dono e della condivisione nei confronti di chi è meno fortunato e vive in condizioni di disagio economico. Concretamente parteciperemo alla raccolta di fondi e generi alimentari in favore di associazioni che sostengono progetti di solidarietà, partecipando inoltre ad uno spettacolo a fondo benefico. Progetto Key for Schools, CAT. I destinatari sono gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie Cucciago. Gli studenti saranno preparati durante l'orario curricolare per sostenere l'esame internazionale al fine di ottenere la certificazione Cambridge English, Key for Schools, CAT, di livello A2. Per la parte di speaking saranno preparati in orario extracurricolare da un esperto madrelingua. Gli alunni interessati che avranno raggiunto un livello adeguato sosterranno l'esame. È con la collaborazione con un centro lingue Cambridge Open School per l'organizzazione dell'esame. I risultati attesi sono il superamento dell'esame e il conseguimento della certificazione facoltativo. Grazie ai ragazzi della secondaria. Magari nei prossimi anni riusciremo a fare un consiglio comunale dei ragazzi e a quel punto vi sedete da questa parte e ci presentate i progetti da qui. L'ultima è la più piccola, la scuola dell'infanzia, la maestra Miriam. Buongiorno a tutti, grazie ai ragazzi, è stato bellissimo. Riguardo alla scuola dell'infanzia, trovate elencati lì i progetti, vi invito a provare a leggerne i titoli avendo in mente la parola incontrare, perché la caratteristica, diciamo, comune a tutte le nostre progettazioni è quella di provare a creare per i nostri bambini delle occasioni significative di incontro, e quindi incontro con la lettura, incontro con l'espressività, incontro con il gioco, incontro con il corpo e il movimento, e questa è la parola che caratterizza un po' tutti i nostri progetti. Che cosa verrà fatto di specifico? Un po' è descritto e un po' invece si fa man mano, perché in base ai gruppi di bambini che ci sono, in base ai loro interessi, alle loro conoscenze, alle loro esperienze pregresse, si costruisce un po' insieme il percorso. I progetti invece che sono un po' diversi e che invece hanno alla base la parola formazione sono il progetto psicopedagogico e il pensatoio pedagogico, che riguardano un po' di più gli adulti della scuola come comunità pensante e educante, e riguardano quindi la formazione degli adulti, sia degli insegnanti che dei genitori, e che hanno la ricaduta poi diretta ovviamente sullo stare bene a scuola dei bambini. Per non annoiarvi mi fermerei qui, però se avete delle curiosità in particolare posso anche essere più descrittiva, ditemi voi. Grazie, poi magari se c'è qualche domanda durante la discussione ti interpelliamo ancora, grazie. Allora ringrazio tutte e tre le scuole per il loro intervento. Questa parte del piano di lo studio prevede un investimento da parte dell'amministrazione di circa 35.000 euro e va a finanziare appunto tutti i progetti che ci hanno presentato questa mattina. A livello di presentazione del piano di tuo studio avrei terminato.
Ok, è aperta la discussione, se ci sono domande, richieste di chiarimenti. Sì, buongiorno a tutti, volevo fare una richiesta all'assessore semplicemente per la refezione scolastica. Quando ci eravamo incontrati era stato indicato un costo totale pari a circa 3.000 euro, nel definitivo vedo che invece è 6.000. Sull'assistenza? Sì, perché poi in passate le prime settimane di scuola abbiamo visto che i numeri, sono arrivate nuove richieste di utilizzare il servizio, per cui abbiamo passato i 125 utenti sui tre giorni di picco, i 75, 125, 125 sono lunedì, mercoledì e venerdì, per cui la scelta è stata anche qui invece di chiedere agli insegnanti di togliere ora la compartecipazione e di affiancare un altro educatore per coprire i nuovi iscritti. Poi una curiosità, ho visto prima il progetto del giardino appunto e si parlava dell'associazione genitori che avevano appunto raccolto dei fondi per l'albero. Nel progetto avete già individuato dove simbolicamente verrà poi posizionato? La strada che percorremo, il gruppo genitori ha raccolto circa 1.300 euro in occasione della manifestazione che hanno fatto a maggio. L'hanno fatta in collaborazione con l'associazione del Portico per una questione, definiamola logistica, per cui l'associazione del Portico verserà poi il ricavato della manifestazione direttamente al comune, nel senso che non acquistano fisicamente un albero, verrà poi individuato all'interno del progetto l'albero su cui si individuerà, è stato finanziato dal ricavato della giornata. Bene, se non ci sono altre domande, io vorrei chiedere qualche chiarimento sul coding, se mi spiegate meglio com'è il progetto di coding, perché onestamente non ho capito benissimo. Coding. La durata è di 10 ore in orario curricolare con un esperto esterno. Lo scopo è di educare gli alunni al pensiero computazionale, cioè la capacità di risolvere problemi applicando la logica attraverso il coding. Verranno proposti giochi interattivi, animazioni e musica con Scratch, cioè il linguaggio di programmazione per il coding. In questo modo si potrà capire come funziona e come si usa il linguaggio di programmazione. Sì, poi volevamo chiedere noi, vicepreside, volevamo chiedere se poi potevamo iscrivere il sindaco al corso anche. Basta che non c'è l'esame finale e poi partecipo volentieri. Va bene. Grazie, ciao. Ciao, grazie. Bene, grazie. Allora, se non ci sono altre domande, vi ringrazio ancora. Grazie ragazzi e insegnanti per l'intervento. Grazie all'assessore Molteni e ai consiglieri e alle persone che hanno lavorato con lui per la preparazione di questo piano di diritto allo studio. Credo che veramente sia il segno di quanto è importante l'istruzione per l'amministrazione di Cucciago. Pongo quindi in votazione il piano diritto allo studio, a favore, all'unanimità. Votiamo anche per l'immediata esecutività, favorevoli. Benissimo, all'unanimità. Grazie. Il prossimo punto è... Ringraziamo se dovete tornare in classe. Grazie di aver partecipato. Grazie. Scusate, un ultimo ringraziamento a Stefania, che è la nostra responsabile dell'ufficio istruzione. Mi sono dimenticato prima, volevo ringraziare anche lei.
Bene, il prossimo punto, spero di non sbagliare l'ordine, riguarda l'interrogazione presentata dal gruppo Intesa Civica per retta casa di riposo. Cedo la parola al consigliere Daniele Salamoni. Grazie. Leggo l'interrogazione presentata. Il sottoscritto Daniele Salamoni, consigliere comunale di minoranza, con la presente interroga il sindaco relativamente all'oggetto come segue. Premesso che, con determina numero 173, registro di area numero 27, in data 10/7/2019, il responsabile dell'area socioeducativa, dottoressa Luigia Bordoli, ha autorizzato l'erogazione di un contributo economico comunale per l'importo complessivo di euro 3.250, con imputazione al capitolo 1888/0, intitolato Retta per degenti case di riposo, del bilancio 2019, per la compartecipazione alla spesa della retta della casa di riposo Pascoli di Cucciago a favore di una persona anziana residente. Ciò premesso, chiedo: 1. Quali sono le condizioni nelle quali una persona deve trovarsi per chiedere ed usufruire parimenti del medesimo contributo? 2. Con quale criterio è stato determinato l'ammontare del contributo? 3. Tale contributo è a fondo perduto? 4. Quante persone usufruiscono del medesimo contributo? 5. Prima dell'erogazione del contributo sono state valutate, proposte, individuate soluzioni differenti, alternative al ricovero della persona in questione nella casa di riposo Pascoli di Cucciago, che avrebbero permesso l'erogazione di un contributo comunale inferiore o nullo? 6. In caso di risposta affermativa alla precedente, quali soluzioni sono state scartate? 7. In caso invece di risposta negativa alla domanda 5, perché non sono state valutate soluzioni differenti? Basta. In attesa di riscontro, cordialmente saluto. Basta. Bene, proverò a rispondere io, al limite poi chiediamo delle integrazioni all'assessore Longoni. Rispondo per punti. Punto 1. Ogni richiesta di contributo economico viene valutata da parte dell'assistente sociale da un punto di vista socio-economico, prendendo in considerazione vari aspetti del nucleo familiare, tra cui ISEE. Successivamente, l'intervento da proporre, l'entità del contributo e l'eventuale diniego vengono condivisi con l'assessore di riferimento. Al momento non è ancora in vigore un regolamento per quanto riguarda le prestazioni di tipo economico. Da tempo, a livello distrettuale, sia operatori che amministratori stanno lavorando alla stesura del regolamento ISEE di compartecipazione economica, che nella definizione del contributo fa riferimento ai costi delle strutture convenzionate. Il regolamento è già stato emesso in bozza, si auspica che il nuovo tavolo politico lo approvi in tempi brevi. Punto 2. La parte da integrare sotto forma di contributo comunale è data dalla differenza tra quanto può versare la persona ricoverata con le proprie risorse, pensioni o altre entrate, come ad esempio affitti, eventuali assegni di reversibilità, invalidità civile, eccetera, e il contributo mensile versato dai figli, per i quali si indaga la situazione economica e familiare. La rimanente parte a copertura del costo mensile della retta è a carico del Comune. In caso di persone sole, il Comune ha l'obbligo di farsi carico di tutta la differenza tra la quota della struttura che è disponibile al momento del ricovero e le proprie risorse. La possibilità di posti in strutture convenzionate, da attivare immediatamente o appena disponibili, riduce notevolmente il contributo pubblico. Punto 3. Il contributo erogato non prevede una successiva restituzione. Un'ulteriore valutazione in merito all'importo del contributo viene effettuata nella seconda parte dell'anno, con a disposizione i dati delle detrazioni fiscali di cui hanno usufruito i familiari a seguito del pagamento delle rette dell'anno 2018. Punto 4. Un'ulteriore persona ricoverata in RSA usufruisce da parte del Comune dell'integrazione per il pagamento della retta mensile. Punto 5. La scelta di tipo di assistenza da fornire al proprio congiunto spetta ai familiari. L'ufficio competente valuta la scelta dal punto di vista sociale ed economico. Nel caso specifica,
la persona è stata inserita nella struttura presente sul territorio con costi della retta giornaliera inferiori ad altre strutture. Grazie alla convenzione in essere tra il Comune di Cucciago e la RSA La Villa, il risparmio annuo, in questo caso per il Comune e non direttamente per la famiglia, è di 9.490 euro. Punto 6. Le soluzioni scartate richiedono dettagli personali non discutibili in un'assemblea pubblica. Mi è solo possibile confermare la sodalità del lavoro svolto dal responsabile dell'ufficio servizi alla persona e dell'assessore Laura Longoni. Punto 7, di fatto quindi non è applicabile. Quindi chiedo all'assessore Salomoni se si ritiene soddisfatto, o sia consigliere Salomoni magari, se si ritiene soddisfatto o se richiede... Sì, no, posso chiederti solo due cose che non mi sono chiare. Al punto 1, quindi i parametri verranno definiti da un regolamento che è in fase di definizione, quindi ho capito giù bene, è in fase di definizione. Sì, no, la prima è appunto, il regolamento è in fase di definizione, quindi adesso è stato, come posso dire, i criteri non sono definiti, saranno definiti, quindi le due persone sono state definite senza un criterio, cioè senza un regolamento, giusto? Okay. Rispondo a questa o vuoi fare anche l'altra? No, l'altra era quella del punto 6, non ho capito se... è stata valutata solo la RSA Pascoli di Cucciago o se effettivamente sono state prese in considerazione, visto che Claudio comunque dice che la retta è sicuramente inferiore, che altre soluzioni sono state adottate? Nessuna? Cioè sono state scartate o effettivamente è stata presa in considerazione qualche altra possibilità? Ok, rispondo io entrambe. Allora, rispetto al regolamento, questa è un po' la questione che avevo già affrontato in più circostanze. Di fatto un regolamento c'è ed è in bozza. Con gli uffici di norma utilizziamo questo regolamento in bozza per darci dei criteri il più oggettivi possibili. Nel senso che il regolamento di fatto, che non è ancora in vigore, prevede di considerare le entrate delle persone, qualunque tipo di entrata, e di dare un contributo pari allo scarto tra la capacità economica attraverso tutta una serie di requisiti, tra cui l'ISE e non solo, e la capacità anche patrimoniale, eccetera, e di fatto la retta di una struttura convenzionata. Questo significa che se arriva una persona all'ufficio, valutate tutta una serie di circostanze, richiede un contributo ma vuole andare in una struttura che prevede comunque un costo molto più elevato, il contributo viene dato tra la differenza di quello che la persona può contribuire e la retta di una struttura convenzionata, quindi che si attesta intorno appunto dai 60 ai 70 euro giornalieri. Quindi questa è la risposta. Per questo motivo io anzi ne approfitto per come dire, rilanciare l'appello che ho già fatto in altre circostanze. Sono contenta che ci sarà insomma la consigliera Barbara Petrini in Commissione dei Servizi alla Persona, perché sarà veramente un argomento di dibattito e mi auguro che possa esserlo il più condiviso possibile, perché in assenza di un regolamento capite che diventa veramente complesso poter attribuire dei criteri. I criteri che ci siamo dati appunto in questa situazione specifica sono stati di verificare la condizione economica generale del nucleo. In altri casi, come invece dicevamo prima, c'è una persona sola e non ha persone obbligate per legge, di fatto l'amministrazione deve farsi carico della copertura assistenziale ed economica della persona. Rispetto invece alle soluzioni, io ne approfitto anche per dire questa cosa, mi ha fatto molto piacere l'interrogazione perché pone un po' delle riflessioni rispetto al modo di lavorare. Sulle domande rispetto alle procedure risponderò sempre, sulle singole situazioni non rispondo. Rispondo però entrando nel merito, diciamo, della parte procedurale, quindi le soluzioni che vengono proposte sono molte. È chiaro che se si arriva a una richiesta di inserimento in struttura è perché tutta una serie di interventi che possono essere svolti a domicilio non sono sufficienti.
per cui penso all'assistenza domiciliare, che ovviamente non può prevedere una copertura oraria significativa se una persona ha un carico assistenziale importante. Penso ai pasti domicilio, penso al telesoccorso, penso ad altre soluzioni che di fatto non possono essere esaustive. È comunque presente tuttora la possibilità, grazie ai fondi di Regione Lombardia, di avere un contributo per la badante, diciamo l'assistente familiare, che però anche qui non è comunque a copertura del costo totale che prevede appunto l'inserimento di una badante. In genere, nel momento in cui c'è una richiesta di inserimento in struttura in casa di riposo, si chiede soprattutto alle strutture convenzionate. Il comune di Cucciago ha comunque dei posti anche con la Garibaldi Pogliani, sia di Cantù che di Capiago. Ovviamente Cucciago, per il fatto che abbiamo 15 posti convenzionati e la nostra popolazione è di 3.400 abitanti, in questo anno e mezzo, insomma, ci ha permesso di fatto di inserire persone con i prezzi convenzionati. Quindi non so se ho risposto alle due domande, però grazie. La domanda, ti dichiari soddisfatto? Sì, no? Sono soddisfatto. Grazie a voi. Prossimo punto riguarda l'interrogazione convenzione utilizzo pluriennale strutture sportive di proprietà del Comune di Cucciago. Ora firma, credo ceda la parola a consigliere Petrini. Sì, allora interrogazione del 19 settembre 2019. In data 18 luglio 2019, il Comune di Cucciago manifestava l'interesse a concedere in gestione dal 1 settembre 2019 il campetto di calcio di via Santa Rialdo e il campo di calcio di via Stazione. Nelle domande di manifestazione di interesse veniva allegata bozza di convenzione e veniva specificato che l'assegnazione sarebbe avvenuta sulla base di specifica proposta gestionale e sulla base di altri requisiti, associazione del paese o associate, o comunque associazioni non avente sede sul territorio di Cucciago, regolarmente iscritte e affiliate a organi federali, che svolgono attività continuativa, aventi un numero di iscritti residenti a Cucciago significativo. Gruppi di cittadini cucciaghesi che intendono svolgere attività sportive e o culturali. I termini per la presentazione delle domande di interesse erano il 3 agosto 2019 per la gestione del campo di calcetto di via Santa Rialdo, mentre il 16 agosto 2019 per quello di via Stazione. La domanda per la gestione del campo di calcetto di via Santa Rialdo è pervenuta in data 24 luglio 2019, mentre quella per la gestione del campo di calcio di via Stazione in data 25 luglio 2019. Poi non l'ho indicato, ma la delibera della Giunta è del 21 di agosto. Ci rammarichiamo che l'amministrazione abbia scelto di dare in gestione spazi di proprietà comunale procedendo celermente nell'arco di poco più di un mese, oltretutto in un periodo dedicato dalla maggioranza delle persone alle ferie, senza approfondire l'argomento in consiglio comunale e senza un confronto democratico. I progetti sui beni comuni con carattere di inclusività e di integrazione, finalizzati al miglioramento della loro condizione, meriterebbero un coinvolgimento di tutti i consiglieri rappresentanti l'intera comunità. Chiediamo dunque il perché non sia stato promosso un confronto costruttivo e un dibattito approfondito su un argomento così significativo e vincolante per degli spazi collettivi. Rileviamo come, nonostante il Comune di Cucciago abbia una continuità di indirizzo politico di oltre 40 anni, la gestione degli impianti sportivi in oggetto sia stata manchevole ed approssimativa, tanto che la scelta di affidare a terzi la gestione di tali spazi è sembrata l'unica scelta utile e conveniente. Più che di gestione di strutture sportive già esistenti e funzionali, purtroppo si dovrebbe parlare di recupero di spazi di proprietà comunale maltenuti. In questo caso non condividiamo la scelta dell'amministrazione di non comprendere nella manifestazione di interesse e o nel testo delle convenzioni un progetto dettagliato degli interventi da eseguire, di un capitolato lavoro specifico e di un bilancio sociale da parte dei potenziali concessionari a garanzia delle proposte.
Chiediamo le motivazioni per le quali i documenti di approfondimento fondamentali sopracitati, bilancio, capitolato, lavori, non siano stati richiesti prima della redazione delle convenzioni, che di fatto vincolano dei beni pubblici ad una gestione privata per 5 anni uno e per ben 10 l'altro. Oggi purtroppo possiamo ragionare solo su quello che è in essere sul testo delle convenzioni. Riguardo al campo di calcetto di via Santa Rialdo, è stato dato in gestione uno spazio strategico con rilevate potenzialità per la collettività, vicino alla palestra comunale, compreso nel comparto scuola, spazio che, come specificato in un'intervista della ex dirigente scolastica, era compreso in un'idea di campus per un progetto più ampio a favore della scuola di Cucciago. In conseguenza a ciò chiediamo: quante ore sono riservate alla scuola per l'utilizzo degli impianti durante l'orario scolastico? Sarà possibile, e se sì come, utilizzare questo spazio per attività extrascolastiche, per organizzare con l'aiuto di associazioni, cooperative, eventuali attività pomeridiane post scuola da affiancarsi a quelle in essere? I cittadini di Cucciago, le associazioni sportive non, con sede a Cucciago o operanti a Cucciago, come potranno accedere alle strutture sportive in oggetto? Cosa cambierà per i cittadini rispetto al passato? La struttura di copertura in progetto per il campo di calcetto in via Santa Rialdo avrà servizi igienici propri o utilizzerà quelli della palestra comunale? Eventuali relativi costi delle utenze della palestra per le ore di utilizzo a chi saranno addebitate? Per quanto concerne la convenzione del campo di via Stazione, nella proposta gestionale parlano di un campo di calcio in condizioni di semiabbandono. Negli ultimi 10 anni quali importi sono stati destinati alla manutenzione della struttura di via Stazione? A quale società fino al 18 luglio 2019 era affidata la cura della gestione del campo? Per la convenzione del campo di via Stazione avete previsto un contributo di euro 5.000 all'anno a titolo di guardineria-portineria. Qual è la motivazione di tale riserva, atteso che con la convenzione affidate la gestione dell'intero impianto sportivo? Avete riconosciuto il diritto di subaffittare gli impianti ai concessionari? Tali subaffitti verranno di volta in volta documentati con i relativi pagamenti al fine di consentire al Comune di verificare quando e se i concessionari rientreranno degli investimenti eseguiti? Durante il periodo di gestione privata degli impianti pubblici avete previsto che il concessionario esegua le opere di manutenzione della struttura al fine di avere alla scadenza della convenzione impianti funzionali ben tenuti, scongiurando la possibilità di ritrovarci tra 5-10 anni nella stessa situazione odierna, in attesa di riscontro. Bene, grazie per la risposta. Cedo la parola all'assessore Guaglianone. Innanzitutto ringraziamo il consigliere di minoranza Petrini Salamoni per l'interrogazione presentata. Ringraziamo per due motivi: perché ci permette ancora una volta di mettere in evidenza la visione di Alleanza Popolare nell'amministrazione della cosa pubblica e perché ci permette di fare il punto sulla gestione degli spazi sportivi pubblici e il grande lavoro che le nostre società sportive hanno svolto in questi anni. Se i consiglieri Petrini e Salamoni si rammaricano per la scelta di dare in gestione spazi di proprietà comunale e ritengono che tale scelta sia sintomo di manchevolezza e approssimazione, individuandola come unica soluzione utile e conveniente, per l'Alleanza Popolare questa è una precisa scelta. Allo stesso modo invitiamo i consiglieri a visitare gli spazi di via Stazione della palestra comunale per verificarne lo